Ci troviamo qui come al solito, scusate non avevo fatto partire la registrazione del video, per commentare quello che accade nel mondo delle cripto, quindi le notizie, quindi i grafici, tutta la confusione di questi giorni che hanno iniziato la correzione, una correzione, c'è da capire fino a dove si potrebbe proiettare, se bisogna fare attenzione, se bisogna iniziare a proteggere le proprie posizioni, insomma io come al solito vi condivido quelle che sono le mie visioni sulla situazione e le posizioni che ho intenzione di andare a prendere. In buona parte ve le ho già condivise anche negli scorsi live, perché già il dump iniziale che c'era stato ci aveva portato a fare alcune riflessioni che poi si sono rivelate utili, perché se ci fate caso i livelli che siamo andati a definire hanno reagito estremamente bene. Ultimamente i cluster e i pool di liquidità, i pool di domanda e di offerta sono quelle aree chiave che reagiscono meglio e che formano meglio la struttura del mercato. Non a caso il cluster che avevamo sottolineato è proprio quello che ha tenuto in piedi la struttura fino ad adesso e che tuttora la sta tenendo in piedi. Quindi la domanda, come al solito, è: terrà quel livello lì? Come possiamo andare a vedere la reazione della domanda su quel livello, visto che adesso comunque la sta prendendo un po', se la sta prendendo un po' comoda la domanda? Sì, ha reagito, però neanche troppo vigorosamente, e quindi c'è da vedere un po' quali altri livelli tenere d'occhio, aggiornare i livelli, perché ovviamente non è che sono sempre gli stessi, aggiungerne di nuovi e modificare chiaramente la valutazione eventuale della situazione. Io, lo sapete, le provo tutte per far pompare il mercato. Oggi ho addirittura provato a riesumare questo maglione di Natale regalato dagli amici di Bybit, che ringrazio, che qua lo leggete al contrario, sembra Tidib, una roba illeggibile, però è, se lo vedete specchiato, è Bybit. Grazie mille, bellissimo questo maglione. Tra l'altro purtroppo non ho avuto modo di farlo vedere tanto in giro perché siamo chiusi in casa, ma magari avrebbe incuriosito qualcuno. È verde, c'è su Bitcoin, meglio di così non si può. In ogni caso vi incentivo come sempre a fare tante tante domande, a partecipare a questa diretta, perché lo sapete che la parte bella, la parte grossa della diretta siete voi e sono le vostre domande che danno il tema proprio al live stesso. Iniziamo subito con una notizia così che ho preso, ho condiviso anche su Telegram un po' di un paio d'ore fa, mi pare, che è l'ennesima parlata, l'ennesima opinione della Lagarde, la presidentessa, presidente, non so come si dice, della Banca Centrale Europea su Bitcoin, che l'ha chiamato funny business, no? Siamo tornati indietro, sembra, al posto che andare avanti andiamo indietro, che anziché capire, no, come si stanno mettendo le cose per Bitcoin, siamo ritornati alla fase dove veniva definito appunto una cosa speculativa, un giochino, la roba losca, il mercato nero, tutte queste tematiche sono state di nuovo tirate fuori. E infatti ha detto, adesso qui c'è uno spezzone di video che insomma ve lo risparmio, perché comunque dice le stesse cose che potete leggere su questo articolo. È stata intervistata oggi e ha detto che è un prodotto puramente speculativo, non sarà mai una moneta e che è assolutamente da regolamentare perché è al centro di affari loschi, di traffici illeciti e così via. Ve l'ho detto, siamo tornati un po' indietro. Inutile dire che mi sembra una voce fuori dal coro e anche abbastanza inopportuna, perché visto comunque l'andamento generale del parere pubblico anche delle istituzioni su Bitcoin, una frase del genere poteva andar bene magari un anno e mezzo fa. Vabbè, lasciamo perdere. Se volete dirmi cosa ne pensate, fatelo pure, io volevo solo condividervela perché comunque, vuoi o non vuoi, è un'opinione autorevole ed ha avuto molto molto eco mediatico, è rimbalzata un po' su tutte le testate giornalistiche principali. Poi, visto che qualcuno, molti di voi mi hanno chiesto riguardo a Loopring, io vi anticipo la risposta, cioè probabilmente me lo chiedereste anche oggi, ma viste le tante domande vi faccio una brevissima dimostrazione sul come funziona. Mi avete detto, ma come si fa a fare da liquidity mining su Loopring, che è quel DEX layer 2 di Ethereum, quindi una sorta di uniswap su layer 2? Nel caso in cui ve lo steste chiedendo, non sono sponsorizzato da Loopring né niente, perché
ne parlo spesso, però io vi presento, sapete, nel mondo DeFi ci tengo molto a farvi vedere un po' tutte le opportunità, e visto che il mondo DeFi è ad alte fee su Ethereum, appena ho visto questa io ve l'ho condivisa, perché mi sembra un'opportunità interessante, soprattutto per chi non vuole spendere tante fee. Essendo su un layer 2, in questo caso le fee sono praticamente nulle, le transazioni sono istantanee, è il bello dei layer 2 di Ethereum, ok? Non è sulla main chain, quindi qualcuno potrebbe disquisire bene, male, insomma sono dibattiti tecnici, però sta di fatto che c'è, funziona ed è una possibilità di ottenere un rendimento. Il liquidity mining era partito, se non erro, più o meno una settimana fa, e quindi dura ancora solo una settimana o forse 8-9 giorni, però più o meno le tempistiche sono quelle. I pool sui quali potete ottenere la reward in token LRC sono questi in cui vedete le reward, e sono WBTC Ether per chi holda entrambe le coin, poi c'è Ether USDT, poi c'è, vabbè, LRC, no, questo in realtà no, VUSDT, che non so cosa sia, VETH, ETH, ecco, qualcuno mi ha chiesto proprio di questo. Che cos'è VETH? Allora, VETH in realtà è un ether wrappato sulla piattaforma Bifrost Finance, si chiama, adesso ve la faccio il più semplice possibile, che è una piattaforma, una parachain fatta su Polkadot, che sostanzialmente va a fare staking su Ether 2.0 e vi fornisce questo VETH, che è il token che rappresenta un ether messo in staking su Ethereum 2.0. quindi è un meccanismo molto simile a quello di Anchor, molto simile a quello di altri pool di staking che esistono, no? Il vincolare Ether in staking e il dare un token derivato, si chiama, che rappresenta il possesso di un Ether messo in staking. Quindi tendenzialmente questo VETH dovrebbe tendere a crescere di valore andando ad accumulare l'APY di Ethereum 2.0, ok? Che adesso mi pare sia intorno, cos'era, il 9%, non lo so, non mi ricordo, ci possiamo anche andare a vedere su launchpad.ethereum.org, mi pareva fosse sceso verso il 9%, se non ricordo male, ecco, 10%, sì, siamo lì. E quindi questo è VETH, quindi sostanzialmente il pair VETH-ETH è come se fosse un pair senza quasi impermanent loss, perché non ci sono grosse variazioni di prezzo per ovvi motivi tra le due coin. Per utilizzarlo c'è da collegare il proprio wallet Ethereum, io utilizzo MetaMask, il classico MetaMask, collegarsi, e poi c'è da fare il passaggio sul layer 2, c'è da fare cliccando qua activate layer 2, e per farlo bisogna semplicemente trasferire degli ether dal layer 1 al layer 2. È una transazione inizialmente on chain, quindi con le fee di Ethereum, però quello attiva il layer 2, poi una volta che gli ether sono stati spostati lì c'è tutto il discorso a basse fee, molto molto easy, quindi che dire, se vi interessa lo potete utilizzare. Poi ovviamente a ognuno in base al proprio livello, capacità tecniche, perché un minimo bisogna saper smanettare con MetaMask, saper come utilizzare un pool di liquidità, che è vero, è semplice, ne abbiamo parlato tante volte su, se guardate il mio video su Uniswap, è esattamente uguale, perché è uguale l'interfaccia, però capisco che magari a qualcuno potrebbe, per qualcuno potrebbe essere un po' ancora ostacolante. Detto questo, io non vi voglio annoiare più di tanto con queste cose, era solo per fare un intro e per aspettare che arrivaste un po' tutti. Iniziamo subito con le vostre domande, andate, fatevi avanti. Allora andiamo fin su, avrei una domanda particolare. Benissimo, partiamo così. Ho un po' di altcoins, ma veramente poche, meglio, sulle quali, sto scherzando ovviamente, avevo scommesso perché nel 2016 erano promettenti, caspita, hanno seguito la crescita e decrescita di Bitcoin nel 2017, per poi completamente lateralizzare fino ad oggi nonostante il pump di questo periodo. Secondo te le possiamo considerare morte? Ti faccio un esempio, Navcoin. Ero consapevole della scommessa, ma ora non so che fare. Guarda, Navcoin ho un vago ricordo proprio del 2017, ma in realtà secondo me buona parte di quelle altcoin lì sono morte e defunte, cioè di altcoin che sono rimaste dal 2016-2017
2017, probabilmente c'è giusto Litecoin, Ethereum che è nata proprio in quel periodo lì, e poi di altre non so quali si sono conservate, comunque bene o male una capitalizzazione decente. Io ti direi, vedi tu, nel senso dovresti conoscerle, no, quelle altcoin lì, vedi un po' se se ne parla ancora, non se ne parla più, e vedi se scaricare le bags oppure no. L'avresti già dovuto fare, immagino, perché sei cavalcato dal 2016 a oggi, secondo me ti sei visto un pump notevole, però insomma vedi tu, vedi un po' tu, molte sono morte e defunte secondo me, la maggioranza. Ciao Luca, potresti analizzare Aave BTC e se riesci anche Synthetix BTC, perché su quest'ultima coin avrei trovato un entry a 4350, ma andiamo a vederle subito anche perché sono due coin ottime dal punto di vista fondamentale. Allora, Aave, eccolo qua. Eccoci, guarda, proprio in approccio a una resistenza, meglio di così non si può. Queste sono le 4 ore, direi che sulle altcoin andare a vedere le 4 ore è un pelino eccessivo. Andiamo a vedere forse il settimanale, perché qua abbiamo segnato un pool di offerta, scusate, e di fatto proviene proprio dal grafico settimanale. Ne aggiungiamo anche un altro, visto che siamo in vena di analizzare questo grafico. Ta-tac, ta-tac. Allora, funziona in questo modo. Al momento stiamo andando ad attaccare questo primo pool, che è un pool settimanale che nasce qua dietro, che culmina con i 4155, manca qualche zero alla fine, però diamo per scontato che sia così. E quindi la presa di questo pool di offerta sarebbe già un bel segno. Io mi immagino, sfera di cristallo alla mano, un andamento del tipo presa di questo pool, poi magari andremo a testare questo. Se prendiamo anche questo è estremamente bullish, perché facciamo di fatto un costrutto di bottom confermato. Se non lo prendiamo, comunque il costrutto è interessante lo stesso, perché abbiamo rotto un pool di liquidità importante. Andiamo a flettere, quindi probabilmente andremo a cercare un higher low, e quindi è interessante andarlo a prendere questo higher low, e si può iniziare a valutare di prendere posizione proprio in questo spettro, magari in fase di flessione, con uno stop loss sotto questo minimo, e appunto andare ad anticipare poi la rottura, l'uptrend che ne seguirà, perché comunque Aave è una coin fondamentalmente estremamente valida, lo confermo, proprio una di quelle che mi piacciono di più, e inoltre è ben messa dal punto di vista anche grafico, perché il macro è molto bullish, abbiamo un trend fortemente crescente, poi abbiamo una fase laterale che sta andando a compimento adesso, in base a come si compierà chiaramente poi si darà la direzionalità futura, ma le probabilità diciamo sono più tendenti al favorevole che allo sfavorevole. La mia visione è questa, quindi potrebbe essere quella una soluzione. Vedendolo dall'alto, quindi non è un trade troppo aggressivo, secondo me è un buon punto di come dire, una buona via di mezzo. Ecco, come sempre questi non sono cose da copiare pari pari, perché io non do consigli finanziari, adesso ultimamente lo ripeto più spesso anche a costo di diventare noioso, ma sapete bene come funziona, che non, cioè insomma non dovete copiare esattamente quello che dico senza sapere quello che state facendo, ma bisogna sempre avere una propria strategia, far partire da sé le posizioni e far sì che ne facciano parte, perché se uno apre e chiude posizioni alla cieca senza gestire il capitale, senza conoscere quanto esporsi eccetera, finisce male anche se apre delle posizioni buone. Quindi ovviamente valgono sempre questi presupposti, mi spiace dovervi annoiare dicendoli ogni volta, però è importante anche specificarlo. Synthetix, che anche quella è una coin che a cui sono molto affezionato dal punto di vista fondamentale, peccato che qui ci sia poco storico. Andiamo a vedere se ad esempio, secondo me KuCoin ha uno storico più lungo, esatto. Allora, anche in questo caso vale un discorso molto simile, perché il macro è veramente bullish, è pazzesco. Synthetix, guardate che roba, che andamento che ha, è bullish veramente ai massimi, all'estremo. Tra l'altro si comporta anche in maniera quasi da manuale, perché lui va a creare cluster, retest e riparte, poi sul vecchio massimo ci si è appoggiato e ha rimbalzato, quindi è veramente un trend discretamente pulito per il momento. Questo è il time frame settimanale che recentemente, guardate, noi l'avevamo osservato quando aveva creato questo range nella sua zona di bottom della fase di storno. È arrivato a stornare, ha toccato i 21.400, tac, questo livello, il vecchio top, il vecchio pool di domanda, perché qua sopra c'era anche un po' di domanda. L'ha toccato, ci ha rimbalzato, c'è stata una
una bella reazione da parte della domanda qua, tac, candela verde bella insomma spinta, dopodiché un po' di lateralità, un po' di dubbio, un po' di range che ci sta sempre con le sue candele che spazzano sopra e sotto, dopodiché si è deciso, impulso di domanda, che è andato fino a questo cluster che secondo me è sul daily, perché qui non lo vediamo, adesso andiamo a zoomare anche il daily per capire meglio, e dopodiché questa candela è stata una candela mista, perché ha fatto il breakout ma buona parte è stata assorbita dall'offerta. La candela dopo è stata esattamente speculare, quindi candela dump assorbito dalla domanda. Questo vuol dire che comunque, considerando che entrambe le candele hanno chiuso sopra il range, già dava un bias di volerlo rompere a rialzo. Conferma che è arrivata la settimana successiva e follow up in questa esatta settimana. Andiamo a vedere adesso il daily, perché sul settimanale qui c'è un mega cluster doppio che poteva essere tutta questa area, però capite bene che un cluster così grande lascia il tempo che trova, perché non dà informazioni preziose. Andiamo a vedere invece il giornaliero, c'era un cluster di prezzo dato da questa lateralità contenente anche questo bottom, quindi era interessante, e tale cluster di fatto è diventato, era inizialmente una resistenza e dopodiché è diventato un supporto. Ecco, secondo me è ancora valido come livello da tenere sotto osservazione questa area, perché comunque se adesso dovesse esserci una fase di storno, un target per lo storno potrebbe essere proprio lui, un target iniziale per lo storno. Abbiamo una confluenza di varie aree interessanti, ve l'ho detto, quindi ci può stare. Comunque, visto che il breakout c'è stato e la tendenza può essere valida, è una tendenza comunque che si rispecchia dal macro fino al micro inteso come giornaliero, perché stiamo facendo higher highs, higher lows, ci può stare la ricerca anche in questo caso dell'higher low sulla zona che, se uno la vuol prendere il più largo possibile per scopo accumulativo, per fare uno swing trade, si può andare dai 40.000, che è questa, il top della shadow, fino ad arrivare addirittura a questa zona qua, 28-30.000, dove è situato il precedente low, ok? In questo caso, vedete, andiamo a distribuire gli entry in uno spazio molto ampio. Andiamo a mettere lo stop loss, comunque, oddio, si può mettere o qua sotto o anche volendo già qua sotto, e è una posizione abbastanza favorevole, perché andare a perdere tutto questo range, quindi andare a prendere lo stop loss ipotetico qua sotto, è una mossa molto eloquente da parte dell'offerta e anche difficile, lasciatemi dire, che avvenga per sbaglio. Quindi andare a fare una caccia allo stop sotto un range così partecipato, così duraturo e così pieno di liquidità comunque è più difficile. Quindi è una posizione discretamente cauta che potrebbe anche piacermi. Grazie per la segnalazione, la valuterò senz'altro anch'io. Ci pensiamo, anche perché le altcoin adesso stanno iniziando a diventare un po' più appetibili. Non so se avete fatto caso al fatto che la Dominance ha trovato questo suo top locale su 72 qualcosa per cento. Poi ha iniziato a lateralizzare, indebolirsi un po' il trend, vedete, questa è una cosa quasi con tendenza, insomma vuole invertire, questa è l'idea che dà. Non l'ha ancora fatto perché, come potete vedere, la EMA 30 giornaliera è ancora come sostegno, quindi il mio segnale di esposizione ulteriore, cioè la possibilità di esposizione ulteriore alle alt, è veder chiudere la dominance sotto alla EMA 30 e poi a incrociare la EMA 9 con la 30 a ribasso di nuovo. Questi sono i miei segnali. Lo sto aspettando perché nel frattempo ci sono alcune alt che mostrano dei setup curiosi, quantomeno, e magari nei prossimi giorni li andiamo ad analizzare, oppure anche oggi, se avete qualche alt da segnalare, qualche cosa che vi sembra interessante, ditemelo, mi raccomando, qui nella chat, che così la guardiamo. E molte appunto stanno iniziando a fare dei potenziali costrutti di bottom che non sono ancora chiusi, chiaramente, però vale la pena tenerli lì in considerazione, così se fanno quello step in più si può andare ad aprire la posizione e a sfruttare il setup. Chiaramente io ve li condividerò sempre anche su Telegram.
Ciao Luca, siccome il crollo e l'effetto di panic selling sembra essersi fermato, sembra, quali altri fattori ritieni potrebbero causare un vero ritracciamento più profondo? A me sembra che molte analisi bearish sottovalutino l'impatto che avrà lo stimolo di helicopter money che si riverserà ancora sui mercati, come avvenuto durante il corso di quest'anno. Guarda, è vero, indubbiamente, quello potrebbe avere di fatto un bell'impatto perché tutta questa liquidità messa a disposizione dei cittadini in America, chiaramente, perché avviene in America, Biden ha già detto di voler comunque distribuire uno stimolo notevole, sicuramente porterà molti a volerlo investire, perché non tutti comunque hanno necessità immediata di quella liquidità e pertanto molti cittadini vorranno investirlo. Non a caso era accaduto che negli scorsi stimoli, c'era il famoso stimolo, vi ricordate, da 1200 dollari, che era esattamente la somma che aveva, cioè il controvalore di molti acquisti effettuati su Coinbase proprio in quel periodo. E non era un caso, proprio perché insomma lo stimolo stesso è stato utilizzato per investire in Bitcoin. Io ti dico, queste sono molto speculazioni, quindi bisogna dargli il valore che hanno, non cercare secondo me mai di prevedere l'andamento di un mercato in base a certe cose che ci sembra che possano avere una correlazione forte, ma poi sapete come funziona, no? Col mercato speculativo le notizie solitamente sono prezzate in maniera strana, non si sa mai in che modo sono prezzate, se sono prezzate, cosa accadrà, cosa non accadrà. Quindi il mio consiglio veramente da compagno di trading è quello di non dare troppo peso alle notizie. Tradare in base alle notizie solitamente fa arrivare in ritardo e fa fare scelte sbagliate. Però sarà sicuramente interessante seguirlo. Al di là di quello, io credo che ciò che avrà maggior impatto nell'immediato su Bitcoin, sull'andamento di Bitcoin, sarà la sua prossima mossa, banalmente. Lo so, è facile a dirsi, però tra poco saremo più concreti perché andiamo a vedere proprio i livelli stessi. Però, se vediamo che la domanda si rifà viva e va comunque a ricercare la zona del massimo, io vi dico la verità, ci vuole molta domanda, per fare già subito un higher high, e a me un po' spaventerebbe forse, perché cioè forse è arrivato il momento giusto, no, per ritracciare un po', che non vuol dire crollare, vuol dire ritracciare, respirare, creare dei nuovi supporti, creare più stabilità, far passare Bitcoin da una mano all'altra, perché altrimenti rimane sempre in mano a chi l'ha comprato presto, chi l'ha comprato magari quando valeva meno della metà, ed è un pericolo enorme perché chi ha molto capitale e ha fatto un acquisto del genere non lo vuole holdare a vita, vuole fare poi del gran profitto. Quindi quando si trova a sedersi sopra a un unrealized profit di diversi miliardi, cioè io non credo che lo terrà lì ancora a lungo, ma credo che lo monetizzerà, si troverà una nuova narrativa poi probabilmente per andare a giustificare l'inversione di prezzo e così via. Le notizie seguono sempre il mercato, vengono in ritardo. La mia opinione è davvero questa. Tra poco, ve l'ho detto, andiamo a vedere meglio il grafico e cerchiamo di capire quali dati utilizzare per capire meglio e posizionarsi meglio, in base proprio all'andamento che il prezzo avrà. Allora, nel frattempo continuiamo. Bitcoin pampiamo, vabbè, vediamo, dai, non, per ora non ancora, però insomma vediamo, perché oggi adesso sta sfidando quel clusterino lì intraday, che tra poco andiamo a vederlo meglio, che è diventato un attrattore di prezzo, no? Ha fatto un range intorno a sé. Se andiamo a rompere al rialzo quel range lì, è un primo segno di voler quantomeno provare a ripartire. Poi c'è da vedere l'approccio coi massimi, che sarà lì la vera sfida. Bitcoin e la sua blockchain sono stata la scintilla che ha aperto la mente a tutti, o quasi. Ma è chiaro che non può fare qualsiasi cosa da solo. Perciò è evidente che servono altre soluzioni per garantire l'adozione di massa di servizi decentralizzati. Assolutamente d'accordo. Se poi sarà Ethereum, tanto meglio, visto che a me piace. Se sarà qualcos'altro, pazienza, ma proprio non capisco come alcune persone sono così chiuse e vedano solo BTC. Lode a BTC, ma non è che l'oro esclude le altre materie prime, ognuno ha la sua utilità. Guarda, io ti dico, oggi ho scritto un post un po' volutamente provocatorio su Facebook apposta, no? Contro il massimalismo. Ma perché? Semplicemente, cioè è sbagliato, io sono d'accordissimo con te, non, hai usato parole giustissime, è sbagliato vedere un futuro con una sola coin, una sola blockchain, una sola cripto. È vero che Bitcoin sarà sempre Bitcoin, sarà la cripto con la C maiuscola, ma quello non lo nega nessuno, però è giusto dire quello, è sbagliato dire Ethereum è inutile, fa schifo, e, che ne so, Polkadot è inutile, non serve perché, e l'altra piattaforma è inutile.
utile per altri motivi, e, insomma c'è solo Bitcoin, la DeFi è una cagata, i token sono una cagata, cioè capite bene che, non lo so, secondo me sono affermazioni che lasciano un po' il tempo che trovano, a me non convincono granché e quindi me la sono sentita di condividere la mia opinione. Poi non volevo passare per il massimalista di Ethereum, perché io sono pro diversificazione in assoluto, quindi se arriva un Polkadot, se arriva un'altra platform, ecco, nel frattempo mi si è stoppato lo short del bot, benissimo, ciao, è stato bello, e dicevo, se arriva un'altra platform che affianca Ethereum, ben venga, perché la competizione è sana, è salutare. Caspita, io mi auguro che ci siano sempre più competitor di Ethereum che abbiano sempre più successo, perché vuol dire che l'ecosistema sta crescendo. L'errore è escludere tutto e dire c'è solo Bitcoin, perché non lo so, secondo me la visione anche di Satoshi non è quella, è una visione dove magari con le cripto tu fai più cose e in base alle cose che vuoi fare tu ti scegli una piattaforma piuttosto che l'altro oppure l'altra, e hai facilità a convertire una coin con l'altra. Questo è quello che io mi immagino come il massimo. Poi sicuramente ci sarà Bitcoin al centro, che sarà la riserva di valore per eccellenza, perché questa è, però Bitcoin ad esempio non è comoda per essere utilizzata come moneta, bene, la cambi con una stable coin. Non è comoda per essere utilizzata come qualcosa di programmabile, bene, ti sposti su Ethereum, ti sposti su Polkadot, ma probabilmente abbiamo visto finora solo la punta di un iceberg, solo Dio sa che cosa ci aspetterà poi nei prossimi anni, quali altre applicazioni usciranno, e quindi non possiamo affermare cose così forti come c'è spazio solo per Bitcoin, perché è veramente un peccato di arroganza secondo me, e questa ovviamente è la mia opinione. Poi a tutti stanno sulle balle le fee di Ethereum, questo è chiaro, ma poi ci sono i layer 2, ci sono le blockchain alternative, c'è veramente, ce n'è per tutti, ammettiamolo, ormai ce n'è veramente per tutti. Quindi grazie Filo per il tuo commento, mi è piaciuto. Le 19 del mercoledì per me è orario top, mi fa piacere, consigliatemi sempre anche sugli orari, datemi feedback perché io vi ascolto, sappiatelo. FOMO sempre presente, sì, ne vedo ancora un po' di FOMO in giro, sia ovviamente sui social, che vabbè ormai è un must la FOMO, però anche sui grafici mi sembra che ce ne sia abbastanza. Ciao Luke, dici che è arrivato il momento di alt season? E guarda, non è ancora arrivato, perché te l'ho detto, la dominance deve ancora dare quell'ultima spintarella, no? Bisogna innescare il trend, però potrebbe essere alle porte, e se così fosse non sarebbe affatto male. Ricordiamoci che comunque Bitcoin deve, eccolo, saltato anche il long su Ethereum, uno dopo l'altro, lo short, scusate, e questi sono bot, non spaventatevi, non è che mi ero messo full short o follie del genere, sono i miei bottini che lavorano. E comunque vi dicevo che potrebbe essere, nel caso in cui Bitcoin ovviamente si stabilizzi un po' e smetta di strappare, fare nuovi massimi o dampare, potrebbe davvero essere interessante osservare dei setup sulle altcoin. Ciao, prima volta live, pronto a imparare anche come respirare nel modo giusto per avere ottimi guadagni. Non prenderci troppo la mano, perché col discorso degli ottimi guadagni poi si rischia di diventare troppo avidi, quindi attenzione a non voler tutto subito o tutto in fretta, perché questo è un gioco che premia la pazienza, premia la costanza, e invece bastona chi vuole diventare ricco in poco tempo, te ne accorgerai con l'esperienza. Puoi esaminare Ethereum? Ci mancherebbe, altro che se lo esaminiamo, ho la posizione aperta, tra poco lo andiamo a vedere. Hai visto il listing di BTCST? Quanti satoshi si ottengono mettendone in stake uno? Supply di 1 milione, potresti parlarne? Guarda, volevo preparare un post un po' più dettagliato, perché merita comunque, forse addirittura un video dedicato, secondo me merita un po' di approfondimento, perché è il primo servizio di, tra 10 virgolette, cloud mining, che è una parola che di per sé vuol dire scam, cioè se voi parlate di cloud mining si parla di scam nel 100% dei casi, mi permetto di dire, ma in questo caso potrebbe essere interessante perché c'è dietro Binance, c'è dietro una struttura un po' nuova, quindi ne parleremo nel modo giusto in un post, magari domani ve lo condivido in maniera un po' più dettagliata, perché vale la pena veramente condividerlo. Ciao, complimenti sempre per il tuo lavoro. Come converto WETH in ETH? Grazie. Allora, dovrebbe essere possibile tramite Uniswap, se non erro, anche su Uniswap o su tutti i DEX, anche prova a vedere su OneInch, anche lì dovrebbe essere convertibile.
perché il fare l'unwrapping dallo smart contract di WETH secondo me è più oneroso, quindi potrebbe essere la cosa migliore. Allora, adesso andiamo un po' avanti, vediamo perché siamo già a mezz'ora, quindi prendiamo anche un po' di domande recenti, così soddisfiamo un po' tutti. Ciao Luca, che piattaforma mi consiglieresti per iniziare ad effettuare trading sulle criptovalute? Ritieni che una piattaforma come Binance Futures sarebbe troppo complessa per un neofita? Grazie mille. Guarda, ti dico la verità, come da neofita forse ti conviene aspettare un attimino a usare i derivati e cercare di capirli, quindi futures magari aspetta un attimino. Comincia con lo spot, quindi guardati bene i grafici, segui il mercato e se vuoi aprire delle posizioni fallo inizialmente, ripeto, sul mercato spot, che ci sono meno cose da capire, non c'è la liquidazione, non c'è la leva, non ci sono concetti come il funding, le variazioni di prezzo tra il future e lo spot, così via. Quindi lo spot è veramente il livello 1. Nel frattempo ovviamente informati, studia, cerca di capire come funziona il tutto e poi quando te la senti ti puoi spostare uno step avanti nella speculazione e entrare nel mondo dei future, dei derivati. Come piattaforme, guarda, per lo spot io ti dico Binance, mi permetto di dire che è il top, perché ci sono un sacco di altcoin, fee molto basse, liquidità altissima, sicurezza comprovata, e è la piattaforma non a caso più famosa al mondo, quindi io mi sento tranquillo a dirti di usarla. Io la uso sempre, non ho mai avuto problemi e quindi sicuramente posso portare un'opinione positiva. Per l'acquisto in euro io solitamente le due piattaforme che preferisco sono The Rock Trading per il semplice acquisto e Bitflyer per chi vuole essere un po' più pro e mettere ordini avanzati, perché permette stop loss e take profit contemporanei, gli ordini OCO condizionali, quindi è una roba un po' più pro. Ecco, le fee sono praticamente uguali e la liquidità anche, quindi lì sta veramente alla scelta personale. Vedrai che la Lagarde dice così, ma in fondo sta comprando anche lei. Pensa se compra al top lei, io godrei tantissimo, becca di questo. Oppure gli rode di non aver comprato nel 2013, ma secondo me in molti. Guarda, io quando vedo le predizioni, cioè a me una roba che fa veramente ribollire il sangue è leggere le predizioni degli espertoni, perché tra l'altro non è che se uno è un economista assoluto o uno con un'esperienza assurda nella finanza allora può predire il prezzo di Bitcoin o predire cosa accadrà, perché nessuno lo può fare, sia che sia un pizzaiolo, col massimo rispetto ovviamente per i pizzaioli, che se non ci fossero loro veramente io sarei un disperato, non saprei come fare, e oppure che tu sia il numero uno della finanza, un CEO di un fondo di investimento, non cambia nulla, nessuno sa il futuro esatto di Bitcoin, il prezzo, e quindi tutti vogliono dire la loro e poi è una gara chi dice la cavolata più grossa alla fine, perché quello si riduce tutto a una cavolata. Fare delle predizioni non ti può portare ad altro che fare una figura di cacca pubblica, quindi lasciate perdere di fare ste predizioni, dai, vi sputtanate da soli. E la Lagarde probabilmente poi gli rode, anche quelli che fanno le predizioni dicendo che va a zero probabilmente è quelli a cui rode, quelli che invece fanno le predizioni verso $1 milione probabilmente ne hanno comprati un pacco e ci sperano che con la loro come si dice influenza possano andare a influenzare la gente e andare a instillare FOMO. Allora, potresti fare analisi .BTC? .BTC assolutamente sì, tac. Polkadot è un'altra chain che va tenuta assolutamente sotto controllo. Non a caso sto preparando un bel video con i progetti migliori di su Polkadot. Allora, guarda, aggiungiamo anche questo livello qua, chiave, tac. Abbiamo 32.100 sat, primo livello chiave, questo qui. E poi abbiamo un clusterone gigantesco, questo, tac, che però è veramente gigantesco, quindi forse direi che possiamo metterlo in secondo piano, perché è un cluster così grande. Facciamo così, lo tiriamo via, perché i cluster così grossi, non lo so, lasciano forse un po' il tempo che trovano, e guarda, facciamo che andiamo a evidenziare un bel pool di offerta che sta qua sopra, tac, che culmina a 33.200 satoshi,
E questa è la zona che, se rotta, può far venire voglia di andare a prendere una posizione long. Vedete, questi costrutti, tipo questo su Polkadot, sono quelli che vi dicevo in formazione su molte altcoin. Fateci caso, voi scorretene tante con la configurazione ovviamente AltBTC, perché è quella che poi è più eloquente sul mercato vero dell'altcoin, perché sconta l'andamento di Bitcoin. Su BTC sembrano tutte bullish, ma in realtà poi si scopre che non è così. A noi interessa ovviamente posizionare speculativamente sulla alt se sovraperforma BTC, altrimenti tanto vale posizionarsi su BTC. Quindi il discorso è che molte altcoin erano appunto in downtrend e hanno degli andamenti così. Poi è incalzata la domanda e si sono verificati degli higher low, tac, questa è la chiave. E gli higher low di solito sono la base, l'inizio dei costrutti di bottom, le inversioni del trend. Quando il trend inverte, nel momento, nel punto in cui il trend inverte, è dove si nasconde il massimo della potenziale profittabilità di un trade su un altcoin. Perché? Perché, caspita, abbiamo lo stop loss vicino, c'è il minimo vicino e quindi il setup è estremamente contenuto in termini di rischio di posizione. Chi ha visto, chi ha seguito i miei video di trading consapevole, il mio corso gratuito che trovate sul mio canale, capirà anche questi termini. Ma avere il minimo vicino, che è come stop loss, come placement dello stop loss, la posizione a meno rischio assoluto, è ottimo, è il massimo. E se oltre a quello ci si può combinare un rischio rendimento alto, è veramente il massimo che una posizione può dare. E una configurazione di questo tipo accade esclusivamente nel punto di inversione del trend. È difficile ovviamente predire il punto di inversione, perché immaginatevi di essere qui, ok? Quindi che non esiste questa parte. Come fai a dire dove arriverà? Chiaramente non puoi, e chi vi dice che si può sta mentendo, perché andare a beccare il bottom è la cosa da sfera di cristallo che si può fare solo a culo e in nessun'altra maniera. Ma una volta che si iniziano a formare questi costrutti, è da iniziare a tenere d'occhio, perché si può iniziare a prendere posizioni su diversi fronti. Il primo fronte, cioè il fronte più comune, diciamo quello una via di mezzo tra cautela e aggressività, è al momento della chiusura, della conquista, della conferma appunto del pattern del costrutto di bottom, andare a voler rientrare al retest dell'area in cui il costrutto è stato confermato, quindi quella è la classica posizione. Poi ci sono varie altre posizioni che, non lo so, non sono da me, però so che molti fanno, che sono in questa zona. Io non so neanche esattamente come, non sono riuscito a capirlo, probabilmente è sul low time frame, cioè una volta che si vede la conferma dell'higher low. Qualcuno mi aveva detto, ci eravamo confrontati, perché io stesso sono sempre curioso di imparare nuovi setup da altri, perché magari io non li applico, non li vedo, non li conosco, qualcuno me li dice, inizio a seguirli e poi li trovo interessanti. Il confronto è ottimo, lo scopo di questi live è proprio questo. Quindi mi dicevate, qualcuno mi diceva, una volta che io vedo la conferma dell'higher low, quindi in sostanza vedo un costruttino di bottom locale su un low time frame, che non è il giornaliero chiaramente perché non si vede, ma magari sulle 4 ore, sull'orario, che mi dice che la domanda è presente e siamo ovviamente su un bottom, su un low più alto. Una volta che si crea il breakout da lì, allora lì è un punto dove andare a prendere posizioni ancora più in anticipo, perché si va a prendere posizioni in questa fase. Ovviamente non è ancora terminato il costrutto di bottom reale, quindi c'è il rischio che non termini, c'è un rischio in più, però caspita, vado incredibilmente ad aumentare il ratio, il rapporto rischio-rendimento, perché prendo posizione qui anziché qui, e a parità di stop loss che può essere o qua, capite bene che il rischio-rendimento è, caspita, veramente veramente maggiore. Facci i conti con un maggior rischio di posizione, dipende poi dall'indole del trader che è in ognuno di noi, però sono setup altrettanto validi. Alla fine il trading è qua, è un gioco di statistica, ognuno deve mettere in pratica i propri edge, i propri setup, dove sa che si trova bene e che c'è una certa statistica dietro, e poi ovviamente lo si fa, e sul lungo periodo se gli dà ragione si guadagna, altrimenti no, questo è il trading, non la singola posizione.
Allora. Ciao Luca, come faccio a verificare se il mio account di Binance è collegato al tuo referral? Perché credo di averlo fatto. Guarda, è semplice, perché se è collegato al mio referral, l'ultimo che vi ho dato, che ormai ve lo do da tempo immemore, dovresti ricevere il 20% indietro su tutte le commissioni che paghi, su tutte le trading fee. E quindi se tu vai nella pagina referral del tuo account Binance, dovresti vedere, c'è la sezione sotto che si chiama proprio commissions shared with you, mi pare. In italiano sarà appunto commissioni ricevute, condivise con te, una roba del genere. E in sostanza, ogni volta che paghi delle fee, il 20% ti viene ridato indietro subito nella stessa valuta in cui l'hai pagata. È uno sconto di fatto del 20% che dura per sempre sulle fee di Binance, e quindi è sicuramente una prova sufficiente. Ciao Luca, secondo te... No, dov'è? Ciao Luca, aspetto una tua live con ospite Lagarde. Sarebbe divertente, dai. Chissà se adesso glielo scrivo. Le scrivo su Telegram, magari al profilo Telegram, sarebbe divertente. Sito di news crypto più veloce a dare le notizie? Bella domanda. Guarda, io qua ovviamente shillo il mio canale Telegram. Io cerco veramente di prendere notizie da più fonti. È una mission che sto avendo in quest'ultimo periodo e che la sto perseguendo al massimo delle mie capacità, credetemi. Cerco di condividervi le notizie più rilevanti, ovviamente, perché non vi condivido la cavolata tipo Elon Musk ha twittato Dogecoin, perché quella non è una notizia, quella è una cavolata per, boh, non lo so, per fare clickbait o robe del genere. Però se ci sono notizie interessanti, io ve le condivido sempre sul mio canale Telegram, che è veramente per tutti, è una roba gratuita, visibile a tutti, senza restrizioni. Se volete sbirciarlo, trovate il link per chi ci segue sul tubo, ovviamente nella descrizione. Per chi è qua su Twitch, se scorrete un po' in basso, vedete tutti i miei link alle mie varie robe. Prendo io un po' da Reddit, un po' da Twitter, un po' da vari siti americani, un po' da altri canali Telegram, insomma, cerco di fare un po' da collettore, però mi rendo conto che è una menata. Ciao Luca, secondo te esiste un pericolo, seppur minimo, che il codice di Bitcoin abbia un qualche bug che possa manifestarsi in futuro? Altra cosa che mi chiedo spesso, un calo drastico dell'hash rate può portare ad uno stop della progressione dell'aggiunta di nuovi blocchi, visto che la difficoltà si aggiorna solo ogni 2016 blocchi? Belle domande, caspita, complimenti per le domande. Ti dico il mio parere, il pericolo di bug secondo me ormai è scongiurato perché il codice di Bitcoin è open source, non è particolarmente complesso e soprattutto è da talmente tanti anni che gira e che ha attirato gli occhi sicuramente anche degli hacker, che ormai penso che se qualcuno avesse dovuto attaccarlo l'avrebbe già fatto, complice la gola che comunque fa tutto il denaro che c'è dentro. Seconda cosa, il calo drastico dell'hash rate può portare al rallentamento nell'aggiunta di nuovi blocchi, quello senz'altro, però dovrebbe essere un calo molto molto drastico, perché è già successo in passato di avere dei cali dell'hash rate anche di 10-15% nel giro di un giorno e non hanno impattato più di tanto. Magari al posto dei 10 minuti ci vuole qualche minuto in più a fare il blocco, però non va a fermare ovviamente il network. Per arrivare al rischio congestione ci vorrebbe un calo veramente, una roba pazzesca, non so se c'è, cioè, più del 50% o oltre, cosa che non lo so, vedo difficile che si verifichi, anche perché poi entrerebbero in gioco interessi diversi, ci sarebbe una corsa al mining con un calo dell'hash rate del genere. Cioè, alla fine è tutto un gioco, c'è molta game theory dietro, è tutto un gioco di interessi anche lì che tengono in piedi nella maniera ottimale Bitcoin. Cioè, paradossalmente in Bitcoin, se ognuno si comporta con la massima avidità, il network ne giova di più in assoluto, perché è proprio da quello che prende forza. Pareri su One Inch? Guarda, l'exchange è assolutamente ottimo, però attenzione che il token One Inch soffre un po' della sindrome del token farmabile, ovvero che è un token che si dampa, 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 dampa veramente tanto, quindi personalmente non ci investirei. Ciao Luke, volevo chiederti se per caso hai un parere personale sul mining Ethereum in Italia. Lo demonizzano in tanti per via del nostro costo della corrente. Guarda, io
Ti dico già che tecnicamente non sono competente, quindi non ti posso dare un'opinione da chi davvero sa quanto costa, quanto si guadagna. Però la mia opinione dall'esterno è che il costo della corrente in Italia è molto molto proibitivo per portare avanti un business di mining di qualsiasi tipo. Secondo me, cioè, le uniche soluzioni sono o avere qualche beneficio proprio per la corrente, non so, pannelli solari, un qualcosa di autonomo, oppure su larga scala, chiaramente, perché se fai lavorare un miner non so quanto ci puoi guadagnare, oppure ovviamente avere una mining farm all'estero dove la corrente costa poco, magari dove c'è il nucleare o dove ci sono fonti più a basso costo. Questa è la mia opinione. Poi ripeto, numeri alla mano non te lo posso dire perché non lo so, semplicemente. Prima live, di solito ti ascolto in macchina, mi piace molto la tua prudenza. Beh, io ti ringrazio, ti do il benvenuto alle live e sono contento che apprezzi la mia prudenza perché è proprio una delle cose chiave sulle quali cerco di far leva per fermare un po' la FOMO di tutti quelli che vogliono comprare, arricchirsi. Non è il modo giusto di approcciare Bitcoin. Ciao Luca, approfondiamo il tema 2GT per favore. Ah, cos'è la Together, quella carta? Guarda, io ti dico, non mi ha mai interessato, mai incuriosito, non l'ho mai avuta, quindi io non potrei approfondire nulla, non so veramente niente di. Sapevo che erano stati hackerati, poi credo che abbiano ricevuto indietro, non lo so, non so bene cosa sia successo, però a me non ha mai ispirato più di tanto, ecco. Ciao Luca, finalmente sono live. Hai già venduto i tuoi Bitcoin? No, non si toccano. Sto facendo un fanta YouTuber di chi vende i suoi Bitcoin tra gli YouTuber di Coinsquare. Due l'hanno già fatto. In realtà bilanciano il portafoglio con altcoin. Ecco, infatti, perché secondo me ce li teniamo tutti stretti i nostri Bitcoin. Non ce li facciamo portare via facilmente. Ciao, che ne pensi di tradare Bitcoin euro su Binance? Conviene? Ma perché no? Cioè, mi sembra una buona cosa. Se vuoi, ovviamente, passare in euro, perché non lo so, forse è meglio in dollari, che è un mercato più liquido. Dipende dai tuoi scopi, come sempre. La Guard Key, quella che all'inizio della pandemia disse che non avrebbe sostenuto il debito dei paesi europei facendo crollare le borse, una lince, sì, ne ha fatti di numeri lei, guarda, che è meglio lasciar perdere. Il bot Gecko di cui avevi fatto un video parecchio tempo fa non è più aggiornato, un altro bot gratuito, sì, in effetti Gecko è da un po' che non lo so, non l'ho più seguito, perché adesso ci sono delle soluzioni interessanti anche gratuite. Io ho fatto dei recenti video dove mostro TV Hub, si chiama, che è un tool che collega TradingView agli exchange ed è ottimo, però a patto che tu abbia TradingView Pro dove puoi mandare i webhook, e quello sicuramente è meglio di Gecko perché è molto più intuitivo dal punto di vista proprio della user interface. Ciao, sono nuovo, farei un video dove spieghi come funziona il grafico e cosa sono i cluster, i moon e i dump. Guarda, in effetti io adesso sto perseguendo anche quella strada lì, non in video, ma ne approfitto ovviamente per shillarla su Instagram. Se mi seguite su Instagram, di cui vi lascerò ovviamente il link anche nella descrizione sul tubo, per chi mi seguirà sul tubo, lasciatemi anche un like se mi seguite sul tubo. Qui vedete, metto dei contenuti dedicati ai neofiti e inizieremo ad approfondire, ad approcciare anche il mondo del trading. Sono un po' notizie, pillole, curiosità, cose da sapere, insomma, sul mondo delle cripto, dedicato a chi non ha competenze tecniche particolari, a chi vuole capire le basi che ci stanno dietro. Quindi ti consiglio di seguirmi anche qui. Anzi, guarda, facciamo la shillata del secolo e piazzo anche il mio link qua nella chat. Allora, ragazzi, io adesso giro sui grafici. Andiamo a dare un'occhiatina ai grafici. Con Bitcoin che ho visto sta iniziando a mostrare un po' di muscoli proprio ora. Bravo Bitcoin. Allora, partiamo dal giornaliero, che è un grafico che già di per sé parla abbastanza. Perché? Allora, sul giornaliero il primo livello è semplice, il grafico giornaliero da analizzare, se ci fate caso, perché tutti questi livelli che vedete, range low, range high e quelli denominati appunto intraday, li ho trovati per l'appunto sull'intraday. Ma per quale motivo? Perché nel momento in cui c'era una FOMO talmente
talmente forte che sul daily non dava nemmeno tempo di ritracciare, di fare una pausa, allora l'unico modo era andare a scalare di time frame e cercare nell'intraday per vedere i primi livelli chiave, no? Però il daily è estremamente trasparente, abbiamo un livello chiave, questo cluster qua, tac, quello che va tra i 32 e i 33 mila dollari. Questo cluster al momento è quello che funge da base, da supporto, da zona di domanda per l'impulso di ritracciamento che è in corso. Per il momento abbiamo 1, 2, 3 test, tutti con successo. Il primo ha visto una violenza dell'offerta tale da portarlo fino a 30 mila e poco più. Vi ricordate il giorno del panico, che fortunatamente abbiamo fatto un live proprio quel giorno lì, e molti erano presi dal panico, avevano paura di un ritracciamento, insomma, duraturo già da subito. E io vi avevo detto: guardate, aspettate un attimo, non c'è bisogno di farsi prendere dal panico, perché c'è da vedere dove chiude la candela giornaliera, da vedere come approcciamo in particolare questo livello di supporto, e poi non è che finisce il mondo in un giorno, cioè con buona probabilità dopo un dump c'è sempre la fase di respiro, no? Di solito è lì che si va a prendere posizione o a gestire il tutto, a meno ovviamente di non avere uno stop loss impostato, che in quel caso lì non ce ne frega niente di quanto dump in un giorno, noi abbiamo il nostro stop loss e tale deve rimanere. Comunque, questo per dire che il cluster 32-33 è quello che al momento è il livello più importante in assoluto sul time frame giornaliero. Al momento tiene, tra l'altro, ripeto, primo dump molto forte ma molta domanda, secondo dump pressoché insignificante, candela di indecisione con shadow sopra e sotto e un body pressoché insulso. Oggi di nuovo tentativo di dump, di ribasso, assorbito, e abbiamo una chiusura che potrebbe essere engulfing bullish. C'è da seguire, c'è da vedere, bisogna fare attenzione al movimento di oggi. Quindi abbiamo domanda sul cluster giornaliero. Questa è una situazione che non incentiva ancora a prendere posizioni short oppure a spaventarsi più di tanto, perché gli esiti di questa situazione adesso potrebbero essere: con buona probabilità sicuramente andremo a cercare un high in questo periodo, perché se oggi chiudiamo con un engulfing bullish mi aspetto che ci sarà comunque un po' di follow up di domanda. Adesso andiamo a vedere meglio nell'intraday quali sono i livelli successivi da tenere d'occhio per verificare ciò, e in ogni caso andremo appunto alla ricerca dell'high. Ci sarà da vedere se sarà un lower high, un equal high o un higher high, chiaramente in base a questo si definisce quella che è la struttura nuova. Struttura nuova a patto che sia un lower high, quello fa una struttura nuova perché non è più una struttura totalmente bullish ma inizia ad invertire. Quindi se facciamo un lower high, lì c'è da iniziare ad aprire le biglie, a dire: ma aspetta, allora stiamo invertendo la struttura? C'è davvero ovviamente conferme successive anche da lì, ne abbiamo parlato tante volte, adesso lo andiamo anche a rivedere, però è un primo sintomo di indebolimento della struttura corrente, quella di massimi e minimi crescenti, FOMO a manetta, sempre verso l'alto, to the moon. Altrimenti abbiamo la possibilità di creare un'area di lateralità se non andiamo a cercare l'high, ovvero andiamo a in una fase di range, quella forse è la più facile da leggere, perché un range è una situazione semplice da gestire, si va a prendere posizione per chi vuole speculare all'interno del range nelle zone limitrofe al range high e range low cercando i falsi break, e di solito ci si gioca abbastanza bene. Poi una volta che il range viene rotto da una parte o dall'altra è un segnale abbastanza forte se il range dura più di qualche giorno, perché se è un range di 3 giorni è un range un po' così farlocco, però se è un range un po' più duraturo che genera volumi, che inizia a creare un po' di zona accumulativa o distributiva, poi diventa un segnale notevole. Quindi la perdita del range a ribasso diventa un forte segnale di inversione di struttura, la perdita del range a rialzo, allora lì andiamo di nuovo a cercare l'high. E quindi questi sono un po' gli esiti possibili. Andiamo a vedere più da vicino, ad esempio sul time frame 4 ore, che è quello su cui ci siamo basati per le analisi intraday attuali. Ecco, allora in questo time frame abbiamo una situazione di ambivalenza, diciamo, perché vedo tutti urlare il test e spalle, che però fine a se stesso finché non si chiude, cioè anticipare un pattern è una cosa potenzialmente rischiosa perché ci si può fare del male, quindi
la mia, cioè quello che io tendo a fare è aspettare che il pattern termini prima di urlare al test e spalle. Quando romperemo a ribasso, allora urleremo al test e spalle, però fino a che non accade è inutile fasciarsi la testa. Al momento, al contrario, vedete, abbiamo il cluster giornaliero, che è quello che tiene botta con la domanda. Abbiamo questo bottom fortemente puntiforme, quindi abbiamo un segno molto forte di presenza di domanda, e poi abbiamo un paio di livelli. Abbiamo questo livello che era un pool di domanda e clusterino, che per ora è diventato un attrattore. Cosa vuol dire? Vuol dire che non fa più da tac o tac così, cioè non è più una resistenza o un supporto, ma è un attrattore, nel senso che il prezzo ci orbita intorno. Succede spesso che dei livelli di prezzo da supporti a resistenza diventino attrattori. Una volta che ciò accade non valgono più, ok? Sono superati. Pertanto questo livello è X, non esiste, non conta al momento, ok? Lo andiamo a sostituire con che cosa? Vabbè, abbiamo sempre questo cluster intraday che nasce qua, che va dai 37 ai 37,5, è valido, è sempre valido, quindi è la prima area. Adesso l'ho segnato in verde, ma lo andiamo subito a correggere perché è rosso, è un'area di offerta, una resistenza salva, e quindi la rottura, il reclaim di quel livello lì è un segnale chiaramente bullish, è un segnale di fuoriuscita dal range, che adesso ci arriviamo a dove si trova il range, ed è un segnale che ci dirà che andiamo a cercare l'high e quindi andiamo alla sfida finale. Personalmente non trovo troppo sensato, oddio, a meno che non si voglia fare una speculazione di breve, non trovo troppo sensato il prendere già posizione long al reclaim di questo livello, perché c'è la sfida più difficile, ovvero la ricerca dell'high, la sfida verso l'high, e in una situazione così di elastico tirato, di iperestensione, insomma, le probabilità a favore di fare un higher high e continuare fino a chissà dove non so a quanto ammontano, quindi io tenderei ad essere ancora molto molto cauto. In ogni caso, appunto, ripeto, primo segnale di continuazione di struttura è il reclaim di questa area. Il secondo ovviamente è l'andare a fare un higher high, in quel caso lì abbiamo una conferma ulteriore. Poi invece i casi contrari, ovvero andiamo a riprenderci qui però andiamo a fare un lower high, c'è da capire come definire che è un lower high di fatto. Allora, una volta che avviene il primo rimbalzo sotto con un massimo minore del precedente, si potrebbe tenere sempre in considerazione questi medesimi livelli per la loro perdita, quindi se lo recupero e poi lo riperdo, questo è già un segnale di short per quanto mi riguarda. Se allo stesso modo andiamo ad approcciare questa zona e ci rifiuta, anche quello è un segnale potenzialmente di short, di copertura short, perché il net short è ancora rischioso secondo me, di short oppure di liquidazione di parte di posizione, intendo quello. E quindi questi sono i segnali che ci potrebbero dire di far rizzare le antenne, che siamo ancora un po' in pericolo. Il range nel quale ci stiamo muovendo adesso nell'intraday va dai 33.700 ai 36.500, sono questi due livelli che vedete. Sopra e sotto abbiamo delle aree di liquidità abbastanza forti, in particolare sotto, e sopra abbiamo questo cluster, quindi il range lo tenderai forse ad estendere proprio fin lì. Quindi in sostanza la fuoriuscita dal range vuol dire andare a navigare qua sopra o andare a navigare qua sotto. E questa è la... Poi oddio, c'è anche una fase intermedia, perché se andiamo a chiudere già delle candele qua o chiudere delle candele qua, abbiamo la fuoriuscita con la chiusura, però la fuoriuscita definitiva con l'ondata poi che ne consegue probabilmente ci sarà nell'andare a prendere tutta la liquidità che c'è in domanda o tutta la liquidità che c'è in offerta, e lì poi è dove si innescano stop e liquidazioni solitamente, e quindi l'impulso successivo. Però ripeto, già il fuoriuscire con le chiusure indica una certa tendenza insita nel mercato a superare quel prezzo lì, e l'offerta alla domanda non reagire, quindi è già un messaggio anche abbastanza forte. In ogni caso, venendo quindi alla pratica, alla concretezza, ve l'ho detto, attenzione a il reclaim di questo livello qua, la riperdita successiva di tale livello, quindi se il reclaim è un potenziale setup long, la riperdita è un potenziale setup short, soprattutto se segue a un lower high, cosa altamente probabile, potrebbe appunto confermare, cioè
per rafforzare la teoria del costrutto di top. Al contrario, una continuazione laterale va in lateralità, sposta in lateralità, e quindi il tutto rimane superiamo a rialzo, superiamo a ribasso, e nel frattempo si può giocare con la liquidità che si trova qua sopra e qua sotto per andare a fare dei trade di breve, quindi beccare i falsi break da una parte e dall'altra fino a prova contraria. La prova contraria in questo caso è l'invalidazione dello scenario laterale. Al contrario, la perdita a ribasso di questo range ci proietterebbe verso il, con tutta possibilità, un'area ancora sottostante che potrebbe essere questa zona che vedo che ha un pull più cluster giornaliero tra i 25 e i 26,5. Comunque farebbe proseguire la correzione. Il target teorico del test spalle sarebbe di $10,000, vabbè, ma lascia veramente il tempo che trova. Secondo me anche fare i target così sulle figure non spesso funzionano. In ogni caso, nel caso in cui si confermasse il fatto che andiamo a ritracciare di più, quindi andiamo a perdere il cluster giornaliero, andiamo a perdere altri supporti e li cominciamo a retestare dal basso creando resistenze, i target successivi per questo forte ritracciamento sono da ricercare di nuovo secondo me su time frame giornaliero, perché su 4 ore c'è più speculativo che altro. E quindi, ripeto, abbiamo pull più cluster in questa zona che va tra i 26 e i 26,5, poi abbiamo questo range che è una zona di attrazione molto forte tra i 22,7 e i 23,8, e poi abbiamo i 20,000 che è l'ultimo target di origine dell'ultimo impulso. Quindi questi sono i livelli chiave, però ripeto, prima di fasciarsi la testa a immaginare dei tracolli fino a punti del genere, c'è da avere ancora dei segnali molto forti che non sta ancora accennando a dare Bitcoin, che è in primis la perdita di questo cluster qua. Quindi iniziare a chiudere candele giornaliere qua sotto apre di nuovo la porta ad altre posizioni short di copertura. Quindi gli short si possono avere nell'intorno di questo cluster, sono più aggressivi, più speculativi, con un rischio rendimento maggiore. Sotto questo cluster sono più cauti, più in ritardo, con un rischio di posizione minore perché il massimo si allontana, però con un rischio rendimento più sfavorevole. Questo è un po' tutto il menu che Bitcoin ci dà. Ho parlato troppo, secondo me. Sì, siamo già un'ora. Vabbè, andiamo a vedere anche Ethereum, che me l'avevate chiesto. E Ethereum Bitcoin in particolare, che si sta muovendo in maniera molto curiosa, e il setup bullish, la struttura bullish permane, perché se vedete questo pool di domande è ancora vivo, 00296, insomma nei dintorni dello 003, è molto vivo e vegeto. La resistenza è altrettanto viva e vegeta qua sopra 0.0335, che è nata su time frame settimanale da questo cluster. Questo è un po' il nostro nemico più forte. E al contrario, questo e questa sono due aree sempre di liquidità in domanda, quindi di possibili setup long. L'area sotto è 0.02728, quell'area lì, 276285 in realtà, e quella sopra nei dintorni di 003. Queste due sono aree dove si può comporre volendo la posizione long. Io l'avevo aperta già qua sotto, lo stop loss è sotto agli 0.0024 in caso di chiusura qua sotto. Vedete, abbiamo un livello molto importante storicamente, nasce da questo clusterino che non era mai quasi stato testato, quindi vedete la sua importanza. Questo è principalmente il motivo per cui l'ho utilizzato e basta. In realtà è molto semplice il grafico di Ethereum, perché se andiamo a rompere a rialzo anche questa resistenza è un setup long ancora più forte, e se lo guardiamo ancora più dall'alto, se ci andiamo a mangiare quest'area di resistenza qua, adesso qui faccio il perma bull, quindi l'area 0.0360041, gigante, è un'area gigante, ma qui parliamo veramente di macro, andare a rompere, a conquistare questa zona va a creare un costrutto di bottom che ha una forza leggendaria e che andrebbe a spingere con tutta probabilità al target di 0.055, quindi to the moon assolutamente. Seguiamolo con attenzione Ethereum, non facciamo i massimalisti che non va bene. Amici, con questo io vi saluterei. Vi saluterei assolutamente. Se avete richieste, domande, qualsiasi cosa, mi raccomando, usate altri canali, magari fatemele, che così io poi vado a vedere vi condivido su Telegram altre analisi. Oppure abbiate pazienza fino a venerdì, che noi ci rivediamo alle 18. Mi potete fare altre domande, andiamo ad analizzare altre altcoin. Questo è quanto in realtà. Qualcuna l'abbiamo già vista anche oggi. Vedete, voi chiedete, io cerco di starvi dietro, pesco domande un po' dall'alto, un po' dal basso, faccio il possibile
possibile, perché in un'ora si riesce a fare poco. Ringrazio ancora chi si abbona con Amazon Prime gratuitamente, vi potete abbonare al mio canale Twitch, costo zero, dovete soltanto rinnovare purtroppo ogni mese, ma è una piccola donazione per il mio lavoro, per apprezzare il mio lavoro, e per voi a costo zero. Sono le cose che a me piacciono assolutamente di più. Di nuovo, grazie per avermi seguito, grazie per le domande, per la vostra partecipazione, vi faccio un carissimo saluto, ci vediamo venerdì. Buona serata a tutti quanti.